Eccola qui, e non è da tutti i giorni avere una concorrente Miss Italia in tribuna stampa. Martina Escher, hai ricevuto il premio della critica come 01 TV Girl e il premio di Limone Gioielli. Grazie mille. Una bella prestazione sia in attacco, ma questa volta ti abbiamo visto decisiva anche in servizio. Avete lavorato in settimana su questo fondamentale? Sì, abbiamo lavorato tanto in realtà su tutti i fondamentali. Scusate il fiatone, sono contenta. Su tutti i fondamentali non abbiamo tralasciato nulla proprio perché non potevamo permetterci di sbagliare. Abbiamo sbagliato la scorsa settimana, abbiamo lavorato in palestra, c'eravamo con la testa, la grinta giusta, e questa era, penso, la prova di carattere che volevamo tutti. Ecco Martina, sin dall'inizio del campionato ti abbiamo visto molto, ma molto determinata e vogliosa di dimostrare tutte le tue potenzialità. Sei stata sicuramente una delle più costanti, quasi sempre top scorer, sempre in doppia cifra, insomma una Martina Escher che vuole mettere a terra tutti i cavalli che ha nel proprio motore. Sì, assolutamente, ci tengo molto a questo campionato perché gioco in Sicilia dopo tanto tempo, quindi penso che ci tengo più degli altri anni a fare bene per tutti, per me, per il mister, per la società, perché se lo meritano. Ecco Martina, questa squadra ha un ritardo dalla prima posizione, forse inaspettato, qualche battuta d'arresto di troppo tipo quella di Catania. E questa è la dimostrazione che certe volte non bastano solo i nomi, ma bisogna lavorare, sudare in campo. Adesso c'è un tecnico di primo livello quale Nino Gagliardi che sicuramente saprà come indirizzarvi a dovere. Secondo te qual è la ricetta per imboccare quella strada giusta per far sì che questa squadra possa veramente volare? Come hai detto tu, i nomi non fanno la differenza, quindi bisogna mettere in campo tanta grinta e soprattutto tanto cuore, perché non basta essere forti tecnicamente e fisicamente, ci vuole il cuore per vincere le partite, ci vuole la voglia di vincere, non basta solo quello. Ora lavoreremo, abbiamo una settimana di riposo per lavorare ancora meglio. Nino è arrivato ora, sicuramente i frutti del suo lavoro si vedranno presto, già stasera si sono visti. Grazie per aver partecipato, speriamo di vederti qualche altra volta qui in Vengo tutte le volte che volete, mentre basta che vinciamo. Mentre ti consegniamo il premio Limone Gioielli qui in favore di Telecamere, ringraziamo il nostro sponsor, ringraziamo Martina Escher, se vuoi fare una dedica, un saluto particolare a qualcuno ne puoi approfittare. Io volevo dedicare questa partita a un atleta che stimo tanto, è un'amica fuori dal campo che oggi non c'era, è Selene, che ci è mancata, torna sì. Presto perché ti stiamo aspettando, mi manchi troppissimo. Sì, perché abbiamo detto in telecronaca che ha subito il lutto della nonna, quindi chiudiamo Sanno. Facendo le condoglianze a lei. Ringraziamo e le voglio dedicare la partita. Un bacio, sì. Sally. Grazie Martina Esci.